Ciao Malcolm, come stai? Brontola, felicissimo, chiaramente drogatissimo. Brontola. Malcolm! Va bene. Mimì mi ha raccontato tanto su di te. Mi trovo qui per equipaggiarmi a dovere per le mie avventure. Vai dall'alchimista per equipaggiarti, vabbè. Credo che l'alchimia. Tutto qui. Ehi! Vabbè, sì, si è un pochino fumato. Il mio compito consiste nel procurare oggetti magici agli avventurieri del nostro camp. Va bene. Improvvisamente Malcolm ti osserva con interesse. Mi sta ascoltando davvero. Va bene. Ogni essere vivente possiede poteri magici. L'alchimia permette agli umani di scoprire e sfruttare questi poteri. Tramite l'alchimia si possono realizzare numerosi oggetti, si possono rafforzare gli oggetti dando loro degli attributi magici. Va bene, ok. Va bene, Marco, ma hai ragione tu. Mi sapresti dire dove posso acquistare armi e armature? Lo chiedi a lui? Ah, mi ha pure risposto. Nel negozio di armi dei top per acquistare armi e armature. Perfetto, grazie. I fratelli top sono gemelli. Per prendere il tuo equipaggiamento devi parlare con Teoman, il tipo con il martello. Va bene. Non sapremo mai che cosa si occupa il fratello, perché Malcolm si è un attimo bloccato. Cosa vuoi? È stato Malcolm a mandarti me? Mamma mia, mi spian tutti. Sì? Allora devi essere il nuovo avventuriero, va bene? Sì, sono io. Un regalo? Prendilo prima che cambi idea. Questo Teo non sembra per niente un tipo gentile, e pare pure di poche parole. Ok, quindi mi ha dato equipaggiamento. No, no. Ok, mi ha dato fondamentalmente l'equipaggiamento. Vai, equipaggia tutto. Vai, vai. Perfetto. Che bello, quando ancora sei all'inizio e non ti devi preoccupare di scegliere cosa equipaggiare perché va tutto benissimo. Mi sapresti dire dove posso acquistare qualcosa da mangiare? Va bene. Eva Energy, i nomi, signori, i nomi. E credo che il cibo non siano buff, è solo cura. Ma potrei sbagliarmi. Comunque adesso siamo più forti che mai. Signorina nascosta, vieni qua. Vabbè, ma guardala. Va bene. Merce fresca di ottima qualità, mlem. Va bene, forse non hai mai acquistato niente in questo negozio. Va bene, Eva Energy, ovviamente con la mela Eva Energy. Sono la direttrice del mercato, ok, mi regala roba, pollo fritto. No, no. Allora, buona sostanza, ci sono vari tipi di, ci sono gli snack, il cibo e hanno degli effetti diversi. Ci sono ad esempio degli alimenti che puoi consumare soltanto se stai riposando, altri che puoi utilizzare durante i combattimenti, per esempio. Quindi, in realtà, beh, sconfinfera comunque la complessità del gioco, cioè proprio ha delle meccaniche anche che non servono, ma che hanno avuto la testa di mettere. Comunque, abbiamo lo snack, il cibo, il pollo, ah, c'è anche il cibo per gli animali, tra le altre cose. Quindi puoi proprio il mangime. Beh, è assurda questa cosa, davvero. Poi io vedo sta gente che ha mount, minion, roba che volteggia in testa, spiriti evocati. E poi ci sono io con il pollo. Gestisci famiglia, questo è chiaramente mafioso, vabbè, non importa. Ok. Hai trovato l'equipaggiamento che cercavi? Te la senti metterti alla prova? Sì, vorrei fare vedere del gameplay alla gente. Va bene, andiamo! Yeah, prima avventura! Ok, di recente sono comparsi misteriosi portali. Sono legati allo spazio-tempo, quindi ai cattivi. Va bene, contiamo su di te. Va bene, andiamo. Sì. Andiamo, abbiamo. Sì, dungeon, va bene. Completa la pietra spazio-temporale, così, robetta. Noi siamo qua con un pollo. Il suo, tra l'altro, una mamma, che cosa terribile. C'è un pollo col suo pulcino, noi con un bastone. E dobbiamo andare nel portale spazio-temporale a sconfiggere le cose. Ok, click, qualora ci fossero dubbi. Vai. A posto. Vabbè, qui come vedete c'è il livello necessario e poi ciò che si ottiene. Per qualche motivo in tedesco. Ti diamo il benvenuto nella no lobby. Qui puoi prepararti con calma per la missione. Qua dentro sei al sicuro. Se vuoi affrontare, tra l'altro non l'ho detto, però devo dire che nonostante siano molto semplici, le musiche sono graziosissime e super orecchiabili, cioè non danno fastidio. Sono estremamente piacevoli. Se vuoi affrontare la tua avventura insieme ad altri amici o membri della famiglia, puoi incontrarli nella lobby. La famiglia sarebbe la gilda. La chiamo famiglia, ma è la gilda. Quando è finito con la preparazione, ok, sì. Quindi vabbè, questa è la zona di preparazione. Ovviamente questo è proprio tutorial, quindi è stra semplice. Andiamo, andiamo.
Le creature dello spazio-tempo sono molto più aggressive rispetto ai mostri che incontri durante le tue avventure. Ti attaccano non appena ti notano. Va bene. Vai, vai, vai. Picchia tutto, vai così. Ok, vai, ne picchiano un altro. Beh, in realtà ho fatto quel livellino e mezzo in più, quindi nonostante sia comunque il tutorial dovrei farlo abbastanza easy. Ok. Fondamentalmente sono stanze con delle sfide all'interno. Tu avanzi, alcune sono opzionali, ci sono dei bivi e poi alla fine hai un conteggio finale. Super semplice. A volte capita e le porte si chiudono non appena fai ingresso in una stanza, perché ci sono dei casi in cui puoi, se ti stanno per fare il culo a strisce, torni indietro e ti salvi. Mentre invece a volte, sempre, ti si chiudono alle spalle, quindi non puoi più tornare indietro. Ok. Oh no, un terribile pollo spazio-temporale! Che musica degli scontri, vabbè. Meno male, ce l'abbiamo fatta. Ok. In alcune stanze sono presenti delle leve. Usale per riaprire le porte chiuse. Se non che... se non sbaglio, una trappola. Non ricordo. Esattamente, ti pareva. Vai, facciamo l'abilità. Vedete, 100. Mi devo ricordare di utilizzare le abilità. Mentre comunque la fionna non conviene usarla perché è per colpire a distanza, ma è molto debole come attacco. Scusa, ho dimenticato un dettaglio di rilevanza non proprio esigua. Alcune leve possono attivare delle trappole e quindi far comparire dei mostri insidiosi. Grazie. Vabbè. Comunque, ce l'abbiamo fatta perché per fortuna i mostri insidiosi erano dei polli. Per alcune stanze ci sono dei limiti di tempo. Se non ti riesci ad eliminare questo dialetto. Se non riesci a eliminare le creature entro un dato periodo di tempo, fallisci la missione. Oh sì, vabbè, ma non puoi farmi partire il timer mentre leggo. Vabbè. Bastardi. Vai, vai. Ok. Cos'è? Campana della dolce casa. Sì, vabbè, alcuni oggetti. Ovviamente è possibile cliccando col tasto destro scoprire l'utilità degli oggetti. Ci sono un botto di oggetti, fra le altre cose. Che alcuni, per esempio, ti fanno uscire dai dungeon. Altri ti fanno cioè, utilizzi un oggetto e ti permette di teletrasportarti nel punto in cui magari c'è un tuo alleato. Sono un sacco di robe, perché ovviamente il gioco fa forza, magari tu vai a consumare le tue risorse per velocizzare, la classica cosa del free to play, quindi magari se ti muovere più velocemente, teletrasportarti, è lì che ovviamente entra in gioco il farming. Allora, mi stanno attaccando, oh no, una delle guardie è Nosville, ecco, io ricordo che questa guardia, oh no, mi stanno attaccando, è fortissima, però fa finta di essere in pericolo. Vediamo se me ne ricordo. Infatti questa povera guardia in difficoltà fa 95 con un colpo, comunque, non vorrei dire. Sei salvata da sola la guardia. Vabbè, la guardia di Nosville al sicuro, meno male, guarda. Meno male che siamo arrivati noi a salvarla. Gli spazio-tempo sono particolarmente instabili e quindi non ci puoi trattenere a lungo. Non puoi permetterti di sprecare secondi preziosi. Va bene. La missione si considera fallita se scade il tempo prima che tu l'abbia terminata. Sì, infatti, se guardate in basso a sinistra c'è il tempo. Vedi l'orologio e le pietre nella parte inferiore dello schermo? Si mostrano il tempo disponibile per la missione. Va bene. Sì, ok. Ovviamente c'è la difficoltà in più. Non ti puoi permettere magari di fare degli esploit strani. Devi pure essere veloce, non soltanto forte. Va bene. Vabbè, durante le tue avventure ti capiterà di esplorare numerosi spazio-tempo, va bene. Relax, non ti allarmare, scommetto un avventuriero audace come te sarà capace di affrontare qualsiasi sfida. Sì, sì. E ovviamente puoi rifare anche i portali per farmare, ovviamente. È così old school sta cosa. E ovviamente puoi scegliere una Unterscheiden, non si sa perché in tedesco, va bene. Scatola misteriosa. Abbiamo trovato sandwich, uova e prosciutto e una uniforme. Che però dovrebbe essere pure... Oddio, che dolcezza! Ok. Ok, cosa abbiamo ottenuto? Fra le altre cosine, abbiamo ottenuto la sabbia e il fiume di tuono. Vabbè, questo è per crafting, ok. Ok, noi invece che cosa abbiamo... Noi abbiamo... Che sfiga, abbiamo droppato la stessa cosa. E vabbè, niente. Va bene, andiamo a parlare con Mimi Mentor.
Sì, ma lo voglio pure io, il Pegaso unicorno col cuoricino sulla testa. Ma le voglio ste cose. Ma voglio le mount fighe. Perché io non ho la mount? Questo è pure uno spirito che lo segue. E io un pollo. E vabbè. Hai combattuto nello spazio-tempo con audacia. Sì. E la luce che brilla nei tuoi occhi non dà spazio a dubbi. È innegabile, tu sei un vero avventuriero. Come ricompensa ti consegno l'abbigliamento dell'avventuriero. Possiede uno speciale livello di rarità. Livello di rarità? Ferir. Alcuni oggetti di equipaggiamento dispongono di un livello di rarità. Maggiore il livello, più l'oggetto in questione è raro. Se fai clic col tasto destro su un oggetto, si aprirà la finestra delle informazioni. Ok, non mi interessa. Ok. Scusate il disturbo, purtroppo sono dovuta venire qui perché ho bisogno urgente di aiuto. Educatissimo. Intanto, tanto calmati, cos'è che ti turba? Sono stato incaricato di pattugliare i prati di Nosville, ma mia madre si è ammalata, vabbè. Non so proprio come svolgere il mio lavoro e contemporaneamente accudire la mia povera madre. Spero di trovare qualcuno nel villaggio che possa sostituirmi ai pattugliamenti. A posto. Chi potrebbe mai darti il cambio? Non saprei, potrebbe essere davvero pericoloso. Ah, mi hai mandato nello spazio-tempo, quello andava bene, però invece pattugliare i campi dovrebbe essere pericoloso. Sì. Il mondo lì fuori potrebbe rivelarsi poco accogliente nei confronti di un avventuriero inesperto come te. Vabbè, devo pattugliare i prati a nord del villaggio. No, ce la facciamo, ok. Va bene. Comunque, questa cosa la faremo nel prossimo video, anche se non so. Vorrei farmare un pochino. Oh mio Dio, questo è un opossum cowboy. Mi sto innamorando delle cose grasse di questo gioco. E questo è un gatto di fuoco. Cos'è? Che cos'è un grifone? Che cos'è? È bellissimo! Ma perché io non ho queste cose? Vabbè, mi sta venendo la tristezza. Va bene, queste sono proprio le meccaniche base. E voglio però salire di livello. Voglio salire di livello perché voglio sbloccare le cose. Cioè voglio essere figo, avere vestiti fighi. Per ora sono proprio triste, guardatemi con i pantaloncini, il pollo. Io voglio vestiti fighi, voglio lanciare la magia. Ah, tra l'altro non l'ho usata, me lo sono dimenticato, ma ho sbloccato la mia prima magia. Voglio diventare un mago incazzato. Comunque, voglio sapere che ne pensate di questo gioco. Più che altro sono sicura che qualcuno di voi già lo conosceva, l'avrà già giocato sicuramente. Voglio sapere il vostro pensiero su questo titolo e su come sia folle che a distanza di più di 10 anni continua ad esserci tutta questa gente a giocarlo. È assurdo. Quindi fatemi sapere la vostra e ci ho detto io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!